Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del Mammut Trion Norwood 38 litri, ovvero uno zaino da alpinismo e sci-alpinismo di casa Mammut. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito dallo schienale di questo Mammut Trion, nel particolare qua troviamo la tecnologia Motion V-Frame, ovvero uno schienale che va a diretto contatto con la schiena e questo vi assicuro gli garantisce un'ottima stabilità. Anche a pieno carico con i suoi 12-13 kg massimi è veramente molto stabile e a livello di traspirabilità diciamo che siamo nella media di mercato, non è né super traspirante nemmeno pessimo, quindi proprio nella media svolge il suo. L'aspetto che poi mi è piaciuto di più di questo schienale è che è composto da tre bande fatte in materiale un pochino più morbido che vanno ad assecondare i punti di maggior pressione, quindi dove vanno più o meno le scapole della nostra schiena e la parte bassa del bacino. Devo dire che con queste tre piccole bande va veramente a scaricare bene il peso sulla schiena evitando di farci male, anche se poi naturalmente tutto il peso viene scaricato sulla fascia lombare. Questa è removibile, quindi quando facciamo alpinismo abbiamo su un imbrago possiamo toglierla. Si chiude nella parte anteriore con una semplice clip che lavora molto molto bene. Come vi dicevo possiamo portarci al massimo sulla dozzina di chili, non andrei oltre. E la cosa che mi ha fatto un attimo storcere il naso di questa fascia lombare è che non ha tasche. Questa fascia lombare non presenta nessun tipo di tasche né a destra né a sinistra perché le taschine le troviamo sugli spallacci. Sugli spallacci troviamo due taschine in rete molto simili a quelle che sono uno zaino da trail running che mi sono piaciute ma non al 100%. Indubbiamente sono comode perché abbiamo tutti gli oggetti a portata di mano, però le avrei fatte un pochino più alte, un pochino più profonde. Questo perché nel momento in cui magari si muove tanto lo zaino, ci muoviamo tanto noi, se abbiamo dentro un telefono o una barretta tendono a saltare fuori. Bastava veramente fare questa retina un 2 cm più alta e si sarebbe risolto il problema. Sempre per quanto riguarda gli spallacci poi, mi piace innanzitutto che abbiano questa sezione bella larga sulla parte proprio che va sul nostro petto, dove poi c'è anche la classica cinghietta da andare a utilizzare per scaricare anche sul petto, quindi da questo punto di vista mi piacciono tanto. E poi devo dire degli spallacci abbastanza classici, svolgono un ottimo lavoro, anche loro contribuiscono a tenere fermo lo zaino, quindi anche dal punto di vista dello spallaccio in sé devo dire molto bene. Arrivando a parlare poi della parte posteriore, iniziamo ad uno dei due lati che vi preannuncio sono simmetrici, quindi ne vediamo solamente uno. Sulla parte laterale cosa troviamo? Nella parte inferiore troviamo una cinghia rigida dove andare a inserire lo sci, perché con questo zaino si possono portare all'esterno anche un paio di sci. Questa svolge un ottimo lavoro se dovessimo fare sci alpinismo ed è coadiuvata da altre due cinghie, entrambe apribili con clip poste nella parte media e superiore. Queste cinghie ci permettono di poter portare all'esterno anche ulteriore materiale, come possono essere delle ciaspole, una corda e via dicendo. Nella parte di destra poi, solo nella parte di destra, troviamo anche una taschina facilmente utilizzabile anche quando abbiamo sullo zaino dove andare a riporre altri oggetti. Questa va ad aumentare lo spazio di stivaggio anteriore insieme alle due tasche che abbiamo visto sugli spallacci prima. Passando a parlare della parte posteriore vera e propria, qui troviamo una cosa un po' atipica per questo tipo di zaini, ovvero troviamo sia la possibilità di mettere il piccozze sia la possibilità di mettere i bastoncini. Infatti abbiamo i classici due ganci porta piccozze dove andare a agganciare la becca della picca e nella parte inferiore però troviamo anche i due semplici anelli dove andare a infilare la punta del bastoncino. Nella parte superiore poi troviamo anche due daisy chain, una a destra e una a sinistra, in cui possiamo andare ad aggiungere del materiale come qualche moschettone, un portacasco che non è dato in dotazione con questo zaino e via dicendo. E poi nella parte superiore troviamo anche il classico nastrino da andare a utilizzare per chiudere i bastoncini o le picche. Una cosa di cui personalmente ho sentito abbastanza la mancanza è che questo zaino non ha un'apertura secondaria. Per intenderci, dobbiamo obbligatoriamente aprire lo zaino dalla parte superiore, non c'è una seconda apertura, quindi se andiamo a mettere un qualcosa nella parte più bassa dello zaino, dovremmo praticamente togliere tutto quello che abbiamo dentro per andare a recuperarla. Questa la vedo abbastanza una mancanza perché ormai anche gli tanti zaini d'alpinismo hanno questa seconda apertura e veramente torna sempre tanto utile, soprattutto su degli zaini con litraggi come questo che si avvicinano ai 40 litri. La chiusura superiore è una chiusura roll top, quindi qua riusciamo a recuperare anche qualche litro in più per immagazzinare ulteriore materiale. Facilmente utilizzabile, con una chiusura veramente semplice.
In più, nella parte superiore c'è anche la possibilità di portare la corda. Qui però mi sorge un grosso dilemma, ovvero che abbiamo la cinghia anteriore da andare a chiudere nella parte superiore per poter portare la corda. Però se portiamo la corda in questo modo non abbiamo una cinghia da utilizzare per andare a chiudere il cappuccio. Quindi il cappuccio tenderà a sbalanzolare in giro. Se invece andiamo a chiudere il cappuccio con questa cinghia, non abbiamo la cinghia per poter portare la corda. Diciamo che abbiamo due attacchi femmina per questa cinghia, ma un solo attacco maschio. Quindi da questo punto di vista penso che una cinghia in più sarebbe sicuramente servita. Infine, parlando del cappuccio, questo è removibile, facilissimo rimuoverlo perché abbiamo due clip da schiacciare e il cappuccio si toglie, veramente facilissimo da togliere e da rimettere. Il cappuccio in sé poi ha una tasca esterna bella grossa, bella capiente, ed è altrettanto capiente anche quella interna a rete. Devo dire, cappuccio veramente fatto bene, poi con questa feature che si può togliere in 2 secondi, veramente super utile. Arrivando a parlare del comparto acqua, come abbiamo visto non ci sono tasche esterne per portare una borraccia, tutta l'acqua dovrò metterla all'interno dello zaino. In più, nella parte interna dello zaino c'è anche la possibilità di portare una sacca idrica con la possibilità di far uscire la prolunga sulla parte anteriore. Parlando di materiali, innanzitutto questo zaino pesa 960 grammi in questa taglia da 38 litri. Se prenderete la 28 litrica, qualche differenza, il peso sarà sicuramente minore. Questo zaino poi è realizzato praticamente quasi tutto in cordura. Corduro, un materiale che conosciamo, molto resistente, infatti io l'ho strusciato a destra e a sinistra e non ha neanche un taglio. Davvero sicuramente uno zaino che ci durerà veramente tanto nel tempo. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo Mammut Norwond 38 litri. Iniziamo dal prezzo: sul sito di Mammut viene venduto a 150 euro, online si trova su 120-130. Ve lo consiglio? Assolutamente sì, perché io mi ci sono trovato veramente molto bene. Uno zaino che devo dire dall'ottimo materiale, uno zaino che ha un sacco di feature poi anche particolari che presenta solamente lui, come possa essere la possibilità di portare sia le piccozze sia i bastoncini, quindi veramente particolare. E poi dagli ottimi materiali, perché la cordura è veramente un materiale super durevole. E detto ciò ragazzi, la speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questo video, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!